Buongiorno, il più caloroso saluto vi giunge dalla Fiera di Pesaro. Siamo qui in diretta con le nostre telecamere per Mondocane, una due giorni tutta incentrata sugli amici a quattro zampe, ormai possiamo definire gli amici più fedeli dell'uomo, i cani. Ma il bello di questa fiera, di questa mostra è non soltanto una mera esibizione, perché poi parleremo anche di questo, ma è tutto un corollario che gira attorno al mondo del cane e ai suoi amici e agli amanti. Sono stati radunati qui i migliori allevatori italiani, sono dei numeri importanti, ci sono dei giudici anche di caratura internazionale e quindi capirete che il tasso tecnico, la levatura di questo evento è altissima, è di risonanza possiamo dire mondiale. Dopo dei giudici ne parleremo con gli ospiti che abbiamo qui accanto a me, però per illustrarvi questi due giorni che iniziano questa mattina e poi ci sarà anche la giornata di domani, se vorrete venire a vedere con i vostri occhi il bellissimo mondo che gira attorno al cane, dovete venire qui a Campanara nella Fiera di Pesaro. Per mettere in piedi tutto questo circus, accanto a me ho colei che ha dato vita a questa organizzazione che ci ha messo tanto impegno. Ho con me Antonella Zaccarelli. Allora, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Io insomma do il via ufficialmente agli amici che ci stanno guardando da casa a questa manifestazione, perché finalmente oggi è partita con il piede giusto questa manifestazione che per due giorni vedrà Pesaro al centro del mondo cinofilo. Sì, infatti siamo molto soddisfatti di come si è aperta la manifestazione. Sono mesi che lavoriamo in sinergia, il presidente Gianni Fulgenzi del gruppo Cinofilo Anconitano insieme alla sottoscritta, e siamo riusciti a portare veramente tantissimi giudici di altissima caratura, poi dirà dopo il presidente, tantissimo pubblico, perché comunque era una manifestazione attesa da diverso tempo in quanto si svolgeva ad Ancona e oggi siamo riusciti a portarla in svolgimento a Pesaro. La soddisfazione è grande nel vedere i ring pieni di cani, ci sono diverse razze che poi illustrerà il presidente perché è molto più tecnologicamente preparato di me. Che dire, noi abbiamo fatto il possibile perché questa manifestazione oggi aprisse senza nessuna sbavatura, e ci sono cani che fanno anche quello in effetti, e i cani sono felicissimi, gli allevatori si sono trovati molto molto bene, l'affluenza risponde bene e teniamo le dita incrociate. Bene, dopo ci risentiremo. Allora, accanto a me in questo salottino, che ringraziamo l'organizzazione per averci messo a disposizione, ho due ospiti che sentiremo poi più avanti, perché non faremo soltanto salotto e chiacchiere, ma con l'operatore Massimo Maggioli gireremo qui nel padiglione A della Fiera di Pesaro, vi faremo vedere le razze, vi faremo vedere che cosa fanno questi splendidi esemplari che sono arrivati qui a Pesaro. Alle nostre spalle, ovvero sia alle spalle della telecamera, c'è l'area dedicata all'agility, una cosa molto spettacolare, molto bella, che insomma piace. Sentite gli applausi perché in questo momento i cani si stanno esibendo. Dopo abbiamo prenotato un paio di esibizioni che giustamente ci faranno vedere. Questa è una bella cosa, anche non solo mettere a contatto le persone con gli allevatori, con i giudici, ma anche aspetti spettacolari che sono coinvolgenti, e quindi avete voluto anche mettere questi momenti. Abbiamo due scuole importanti a Pesaro di addestramento cani, anche su privati, quindi dare un attimo di visibilità soprattutto alla scuola Happy Dog che sta lavorando all'interno di questo ring adesso è stato fondamentale per noi. I bambini aspettavano questi momenti perché poi ci sono delle razze magnifiche che sono addestrate per comporre cani che possono girare intorno a delle occhette, poi lo vedremo dopo perché so che lo stanno organizzando in questo momento. Avremo 27 cani in questo ring, 7 sono all'attivo in questo momento, quindi li riprenderemo e faremo vedere che cosa sono capaci di fare. Bene, grazie. Allora, alla mia destra c'ho Francesca Binda, che è la presidente di un'associazione che si chiama Animal House, che gestisce un canile, e quindi
al mondo dell'allevamento, al mondo dell'esposizione c'è anche il mondo del volontariato. Questa è una bella cosa, dopo ci confronteremo su questo aspetto. Meritoria questa cosa di mettere vicino, no? Due realtà così apparentemente un po' distanti, ma che hanno al centro unico l'animale, il cane. Il benessere animale è importantissimo, perché non ci sono soltanto i cani di razza, ma ci sono tanti altri cani che vanno tutelati nella stessa maniera. È lo stesso ENCI che vuole che siano tutelati tutta la popolazione canina, non solo i cani iscritti con il LOI, ma tutta la popolazione canina. Ecco, a parlare è stato Gianni Fulgenzi, presidente del gruppo Cinofilo Anconitano, che è qui per la 45esima mostra. Allora, io quello che voglio chiederle, e dopo andiamo dall'altra parte, così facciamo vedere anche a casa l'esibizione dei cani. Tante razze, avete portato qui anche 10 razze molto rare, cercheremo di farvele vedere tutte possibilmente, tanti allevatori, c'è un po' il gotha anche dei giudici internazionali. Assolutamente sì, questa manifestazione è stata concertata molto bene, perché noi abbiamo messo l'aspetto tecnico, le nostre conoscenze tecniche sulla manifestazione, mentre la dottoressa Zaccarelli ha fatto sì che tutto funzionasse in un modo perfetto, ci tengo a dire in un modo perfetto. Unire le due conoscenze è stata la mossa vincente, è stato il successo di questa esposizione, che io credo poi sia un punto di partenza, perché questo è un punto di partenza, il punto zero, da qui ci abbiamo da migliorare. Ci abbiamo una logistica eccezionale, ci abbiamo le nostre capacità tecniche di allevatori, anch'io sono un giudice internazionale da tanti anni, perciò conosco un po' i giudici più prestigiosi e tutti hanno accettato immediatamente di venire a giudicare la nostra esposizione, perché sa che la curavamo, sa che facevamo qualcosa di molto importante. Le dico dei nomi. Ci abbiamo il presidente della Federazione Cinofila Internazionale, Rafael De Santiago, che viene addirittura dal Porto Rico. Abbiamo il presidente della Federazione Portoricana, che si chiama Roberto Valez Pico. Poi abbiamo dalle Filippine Dinkos Santos. Poi abbiamo il presidente della Federazione Turca. Poi abbiamo giudici finlandesi, spagnoli e tutti i migliori e più prestigiosi giudici italiani. Una bellissima giuria, credo che sia quasi irripetibile fare una giuria così importante. Ecco, quindi avete capito, chi naturalmente mastica di questi argomenti avrà già sentito dei nomi che ha visto e sentito nei vari ring sparsi nel mondo, quindi questo è il tasso tecnico di questa manifestazione. Tra le più importanti, lo possiamo dire sicuramente a livello nazionale, che è qui a Pesaro. Adesso noi però, prima di fare due chiacchiere con Francesca Binda, io vorrei che la regia ci staccasse per una trentina di secondi, ribaltiamo in fronte, entriamo nel ring e vi facciamo vedere che cosa sta avvenendo in questo momento alle nostre spalle nel box dedicato all'agility. Restate con noi, fra 30 secondi siamo di nuovo in onda. E siamo entrati nell'area dell'agility, siete di nuovo in nostra compagnia, siamo nel padiglione fieristico di Pesaro per Mondo Cane. Qui siamo entrati nell'area dove i cani hanno questo spunto così molto giocoso, che sembra quasi un gioco ma in realtà è una vera e propria disciplina. Vedete, adesso speriamo che riusciamo a inquadrare i cani nella loro azione spettacolare. Bene, mentre l'operatore gira un attimino la camera, adesso entreranno altri cani, si stanno preparando quelli che devono affrontare gli ostacoli. Ecco, vedete, in questo momento adesso noi ci avvaliamo del supporto di uno degli istruttori che ci sta raggiungendo in questo momento. Eccolo qua. Niente, Moreno, ti abbiamo visto esibirti con il tuo cane, però adesso altri cani si stanno esibendo. Che cosa stanno facendo? Adesso anche loro stanno facendo il percorso, per loro un pochettino più semplice perché è una categoria di debuttanti. In effetti questo cane ha fatto solo due gare, però come vedete il divertimento comunque per il cane, perché alla fine per lui è solo un divertimento, lo fa lavorare anche in condizioni limite, terreno che scivola in presenza di tante altre persone e molta, tra virgolette, confusione per un cane.
Scusate il fiatone, ma... No, è bello. Allora, cari amici che ci seguite a casa, il fiatone di Moreno non è posticcio, è vero, perché il padrone corre insieme al cane, quindi... Come diceva prima, questo qui è un allenamento per tutti, per il cane, ma soprattutto anche per il conduttore, perché un percorso, adesso sono qui, ci sono spazi un pochettino più stretti, ma un percorso normalmente sui 120-130 metri. Farlo in 25 secondi richiede parecchio fiato, perché dobbiamo tener conto... 25 secondi si fa? Sì, normalmente sì. Quindi dobbiamo tener conto di cosa deve fare il cane, di dove stiamo camminando noi e dare i comandi al cane, quindi il fiato è una cosa fondamentale. C'è per forza. Senti, quali sono le discipline che sono raggruppate sotto il discorso agility, che forse qualcuno pensa che sia tutta una cosa, invece sono... Sì, l'agility diciamo che si distingue in... agility e jumping sono due discipline. Una è quello che vedete, che ci sono delle zone di contatto, sì, dove il cane si deve toccare per forza una delle quattro zampe, mentre invece il jumping è un percorso molto più veloce, molto più aperto, dove non ci sono zone di contatto. Noi oggi qui rappresenteremo più discipline. Oltre all'agility faremo anche l'educazione di base che abbiamo fatto un poco fa, e alla fine faremo anche la conduzione del gregge. Logicamente qui per problemi di spazio non abbiamo le pecore, ma abbiamo delle piccole Indian Runner, delle oche molto, molto più piccole, in modo che ci permettono di lavorare in degli spazi molto stretti. Quello che sta facendo adesso il cane cos'è? Questo è un cane, questo qui è un cane che ancora deve debuttare. È un cane che lo stiamo preparando e sta facendo lo slalom, uno degli ostacoli più difficili, perché spiegare al cane che deve fare destra e sinistra dei paletti al posto di andare dritto è un po' un controsenso per il cane, è una cosa contro natura. Però abbiamo visto che col dito l'istruttore, esatto, guidava. Perché questo, il bello di questa disciplina è che non si possono usare metodi coercitivi, perché altrimenti il cane si schiaccerebbe, non avrebbe voglia di farlo e non affronterebbe più gli ostacoli. Quindi il giusto e il corretto rapporto che si deve avere col cane nell'agility viene portato all'espressione massima, perché qui non possiamo neanche mettere un collare al cane quando si gareggia, ecco. Quindi qui non possiamo usare nessun metodo coercitivo. Adesso faremo un cambio di categoria, quelli che avete visto sono tutti large, adesso abbasseremo le stecche. Un attimo solo, sì. Marco, quindi adesso stanno abbassando per la categoria mini, cioè cani sono piccoli, esatto, perché la differenza sta in questo, che l'agility lo possono fare tutti e viene solamente diviso per altezze di cane. Scusate, abbiamo lasciato un large. Cane che entrerà adesso dovrà, a fine mese dovrà fare la selezione per i mondiali. Quindi è un cane che ci teniamo particolarmente. Allora assisteremo all'esibizione di un... L'unica cosa che questo cane qui in un terreno così secondo me scivolerà tantissimo. Sì? Quindi vediamo un attimino cosa bene, allora è quello che sta entrando adesso, sì, esatto, nel ring. Bene. Nonostante la somiglianza, è un meticcio. Nonostante la somiglianza a un border, questo è un meticcio. Infatti c'è una categoria apposta, diciamo, dei mondiali apposta, solo riservate a tutti i meticci. E quindi insomma possono gareggiare ugualmente? Tutti i cani. Addirittura, come dico, per i meticci hanno proprio un mondiale a parte. E a parte la competizione, la gara, si può fare questa pratica anche per puro divertimento? Certamente, qui si cresce il rapporto tra uomo e cane, perché il cane si sente parte di una squadra, perché comunque riceve comandi, riceve attenzioni, che fondamentalmente è quello che vuole il cane, far parte di un gruppo, far parte di una squadra. Ecco, il cane è partito adesso? No, adesso lo facciamo partire da qua. Lo facciamo partire dal di qua, questo è lo stato, via. Naturalmente ogni cane ha il suo conduttore. Sì. Certo. Nonostante molti cani amano farsi condurre più o meno da tutti, ma la maggior parte dei cani viaggiano solo con i loro proprietari. Come vedete il cane sta scivolando, non riesce. Velocissimo. Non riesce a tenere. Ha una velocità. Sì. Vedete che difficoltà nel cambio, sì, di direzione. Perché purtroppo sì, questo non è diciamo il terreno ideale. Ideale per poter far spingere veramente il cane, come vedete non fa altro che scivolare, guardate la difficoltà. Vanno veramente, un cane a questo livello può viaggiare tranquillamente a 4-5 metri al secondo. Ah, però, quindi in quanto termina il percorso? Normalmente dipende dalla sequenza, però normalmente si aggira, bellissimo, si attesta dai 25 se è un jumping e può arrivare fino a 40 se è un agility molto complicato, perché più cambi di direzione più il cane... un applauso se lo mette, vedete che salto che ha fatto. Infatti, vedete il rapporto che si crea tra conduttore e cane, proprio perché questa disciplina piace ad entrambi, specialmente se il conduttore ha voglia di correre. Questo immagino che sia simbiotico. Allora,
Adesso che cosa farete con le otto? Abbassiamo le stecche, facciamo girare due cani in categoria mini e poi allestiremo per le oche un secondo solo che... Le oche che dovrebbero simulare più o meno il gregge. Sì, diciamo che lo sheepdog è una... per noi è una disciplina sportiva, mentre ancora nei paesi Galles, Inghilterra, è una cosa, una reddita, è una cosa molto importante per loro. Un buon cane può tranquillamente muovere 6-700 pecore da solo. 6-700 pecore? Da solo, e credetemi, l'ho visto con i miei occhi quando sono andato là a vedere i mondiali, e credetemi, è una cosa da pelle d'oca ogni volta che si va. Perché sono veramente tante 6-700 pecore. Ma sono tantissime. Veramente tante. Adesso in questo momento è in preparazione. Va bene, allora noi in questo momento dobbiamo lanciare la pubblicità perché abbiamo anche delle esigenze tecniche. Vi aspetto più tardi. Va allora. Bene, grazie perché grazie. Ci farai rivedere altre cose. Esattamente, noi siamo qua. Grazie. Allora, stiamo vedendo in questo momento, mentre la camera si sta girando verso di noi, l'esibizione che ci diceva prima Moreno, ovvero sia che insomma, il gregge, che in questo momento è figurato da delle oche, stanno radunando. Insomma, Drudi, un bel momento questo anche per Pesaro, per la fiera e per insomma, questa zona che è così importante venga insomma, rivitalizzata con eventi tipo questo. Ma questo è il nuovo modello di fare anche le manifestazioni fieristiche, perché la gente oggi vuole manifestazione anche, e noi lo stiamo facendo ultimamente, dove ci si diverte, dove ci sono prodotti da vedere, iniziative sportive, culturali, come questa qui ad esempio, questa mostra canina è una manifestazione che è la prima volta che la facciamo, ma che sta dando un grande risultato. Stamattina per entrare in macchina bisognava attendere almeno 20 minuti perché c'era la fila fino all'autostrada, e questo io credo che sia un risultato importante per il territorio, perché la gente che è arrivata qui a questa manifestazione provengono da Bologna, provengono da Piacenza, provengono dal nord Italia, da altre zone del nord Italia, ma anche dal sud Italia, oltre che naturalmente dalla provincia di Pesaro Urbino, e sono tutti appassionati per i cani, perché poi tra l'altro io ho visto, e questo credo sia un altro fatto importante, molti giovani, ragazzi e ragazze che sono qui, accompagnano, vogliono far vedere il loro cane, in più vogliono vedere questi cani che si esibiscono in gare straordinarie, e io credo che anche la passione che gli allevatori ci mettono per istruire un cane, io ho visto delle gare che hanno fatto, dei passaggi, che solo mesi e mesi e mesi di allenamento un animale può arrivare a tanto, e credo che questo sia uno spettacolo da vedere, perché ci sono cose che difficilmente uno può immaginare che vedi qui dentro, e questo credo che sia anche per il territorio un momento di animazione, perché a Pesaro è arrivata tanta gente, tanti alberghi sono pieni di gente che viene anche da fuori, come ho detto prima, e questo non è una cosa da poco, è la prima manifestazione, tant'è vero che gli organizzatori parlano per il prossimo anno addirittura di fare una manifestazione di livello europeo, perché ci sono amanti del cane, sia in Germania che in altri paesi come in Francia, in Olanda e in tanti altri paesi. Allora, ecco, fare di questo quartiere un momento importante anche per queste manifestazioni, io credo che sia un servizio alla città, ma anche all'economia, perché attraverso questa manifestazione girano gente nei ristoranti, negli alberghi e così via. E questo perché adesso puntare molto su fiere che riguardano il manufatturiero diventa difficile, perché questo è un momento in cui le imprese sono in difficoltà, pensiamo ad esempio anche al mobile, qui si faceva tempo fa, qualche anno fa, si faceva una manifestazione in questo quartiere dove c'erano 200-300 mobilieri, oggi è difficile
perché i mobilieri sono in difficoltà, quindi non hanno interesse a partecipare ad una manifestazione fieristica, se non in alcune manifestazioni come il mobile di Milano, la manifestazione del mobile di Milano, oppure quella di Colonia. Adesso noi, tant'è vero che c'è l'interesse per l'estero, noi stiamo organizzando proprio in questi giorni una manifestazione a Minsk in Bielorussia, e dove troviamo per quella iniziativa, perché è un'iniziativa che guarda a un paese come la Bielorussia, ma insieme alla Bielorussia, alla Russia, perché la Bielorussia, Minsk, è stata definita una porta dell'Europa occidentale verso l'Europa dell'Est. E devo dire che in questi giorni stanno contattando i nostri funzionari, le imprese, e devo dire che sono molte che hanno già dato l'adesione e tante altre sono propense a darla, perché quello è un mercato importante. Oggi una fiera del mobile in Italia non è importante, perché l'Italia è in difficoltà, certo. Gli italiani in questo momento non rinnovano l'arredamento della propria casa, l'estero invece rappresenta un momento importante. Certo. Alberto Dudi, grazie per la sua presenza qui in diretta a Fano TV, perché grazie. Presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, importantissima la vostra azione, e mentre noi parlavamo di economia, di mobili, i cani cercavano di far entrare le oche nel recinto, nel parterre. Va bene, la lasciamo ai suoi impegni istituzionali, grazie per essere stati con noi. Allora io adesso, se voi ci seguite un attimo, invito l'operatore Massimo Maggioli a staccare la camera dal cavalletto e cerchiamo di farvi entrare nel vivo di questa manifestazione, andando a vedere tutte le razze che sono presenti, oltre 350 tipologie diverse, 2500 cani di diversissima taglia, di cui 10 razze addirittura rarissime, e conosceremo anche i giudici. Chiamo a me il presidente del gruppo Cinofilo Anconitano, Fulgenzi. Allora, questo giro lo riusciamo a fare? Io invito lei a farci da, come dire, è brutto dirlo, ma da cicerone. Ci conduca in questo meraviglioso mondo. Assolutamente sì, anche perché io credo che non tutti sappiano cos'è un'esposizione canina. Non è una fiera della vanità. Spiegheremo adesso, ringhe per ringhe, le razze, cosa fa il giudice e qual è la finalità del giudizio che fa il giudice. Ecco, è una cosa molto interessante. Esatto, importante sottolineare che non è una fiera delle vanità. Assolutamente. L'esposizione cinofila non è altro che vedere i migliori riproduttori, i cani più belli che aderiscono al massimo allo standard di razza. Bene, allora adesso andiamo a conoscere i giudici. Io volevo chiamare di nuovo vicino a me la dottoressa Zaccarelli. Allora, dottoressa, noi adesso ci addentriamo forse nell'aspetto un po' più che piace ai nostri telespettatori, grazie a Fulgenzi verremo introdotti nelle razze dei cani. Immagino che anche l'accoglienza sia stata particolarmente curata da voi, perché la movimentazione di così tante persone impone anche una struttura organizzativa come la sua importante. Prima di portare a compimento l'apertura dell'evento, ho girato in diverse città dove c'era la manifestazione canina in corso, quindi diciamo che mi sono annotata le defezioni, e la pulizia era una delle cose che andava risaltata di primo ordine, quindi qui l'abbiamo mantenuta. Il presidente Fulgenzi mi dice essere molto soddisfatto del fatto che, ovviamente, trattando tanti cani in girata nello stesso padiglione, devi assolutamente fare attenzione alle pulizie, quello è un primo aspetto, così pure gli allevatori. Il riscaldamento che abbiamo amplificato per tutta la struttura è servito tantissimo per far stare bene i cani, quindi sì, sono stati accolti con le dovute maniere, assolutamente. Bene, questo farà sicuramente sì che anche in futuro questa manifestazione catalizzi ancora di più il mondo cinofilo su Pesaro. Assolutamente, io l'ho detto prima, è un punto di partenza, e come punto di partenza è stato molto positivo, e soprattutto stiamo raccogliendo gli elogi di tutti gli espositori. E che questo non è poca cosa. È il massimo, vuol dire che tutti hanno detto il prossimo anno ritorniamo. E riporteremo anche gli amici. E poi Pesaro è sempre una città accogliente, tra tante cose, come tante della nostra terra marchigiana. Allora adesso stacchiamo la camera e insomma andiamo possibilmente a vedere per ring, esatto.
19. E allora siamo dentro uno dei 19 ring che ospitano un paio di razze molto, molto belle. Quella che è al nostro fianco che cos'è? È un Rottweiler e viene giudicato dal giudice Bojan Maktaković che viene dalla Croazia. Il Rottweiler è un cane del secondo gruppo, cioè gruppo da difesa utilità. È un cane da guardia, è un cane molto importante dove c'è le sue peculiarità sono diverse, tra cui il rapporto del cranio e del muso, il cranio è abbastanza largo, vedete adesso se la regia magari fa vedere il cane in movimento, vedete che il profilo superiore deve essere molto corretto, non deve avere cedimenti, soprattutto deve avere dei masseteri molto sviluppati sulla testa perché è un cane da presa, è un cane che le peculiarità più importanti sono queste. Deve avere degli appiombi molto corretti, un'ossatura importante e deve dare la sensazione di forza. Ecco, questa è l'impressione che deve dare, quindi deve un cane dare, da difesa. Sì, da difesa, sì, da guardia, difesa e utilità. Che cosa sta valutando il giudice in questo momento che vedo che è attentamente preso dall'esemplare in questione? Adesso il giudice sta valutando il cane nel suo insieme, guarda la testa, le proporzioni della testa, la forma dell'occhio, la forma dell'orecchio, l'incollatura che è molto importante in un animale, l'incollatura dà sia la possenza sia l'eleganza, poi il tronco, vediamo il torace che deve arrivare sempre al gomito, poi il rene e la groppa. La groppa è una parte molto importante della. In questo momento è fisso, è in posa. È in posa, sì, il cane, possiamo notare gli appiombi del cane sia anteriori che posteriori e la forma del piede. E anche l'attaccatura della coda, se è attaccata bene, se è di buon nervo, se è robusta. Ecco, noi vediamo, avete visto inquadrato anche una persona che accompagna il cane nel ring, è una figura importante perché spesso non è la stessa cosa del padrone, insomma dell'allevatore. Sì, ci sono dei professionisti che sono definiti degli handler che portano i cani, fanno per professione questo lavoro, sono persone molto molto capaci che sanno presentare i cani, soprattutto vedremo dopo in caso in fatto di tolettatura. Ecco, perché chiaramente la presentazione come il cane insomma, viene gestito nel ring è importante, anche questo determina un miglior risultato. Sì, adesso abbiamo una razza a pelo corto, però dopo vedremo delle razze con pelo lungo con cui vanno aggiustato il pelo, perché il pelo va aggiustato, non si lascia mai così com'è in natura. Ecco, qua c'era un esemplare bellissimo che era un mastino napoletano, io vorrei che noi se lo riusciamo a inquadrare, se ce lo può portare a tiro di camera, è bellissimo. Cioè, questo è un nostro vanto, questo è il vanto dell'Italia, una delle tante razze italiane che abbiamo, il mastino napoletano. Il mastino napoletano è di Napoli, è caratteristico di Napoli, ha delle peculiarità importantissime, tra cui la testa. La testa è una cosa incredibile. È piena di pieghe e di plique e di rughe. La ruga principale, che è questa qui, si chiama plica, ecco. Che parte dall'estremità dell'occhio e arriva alla connessura labiale. Il rapporto il cranio-muso, il muso deve essere più corto del cranio, il cranio è abbastanza piatto e soprattutto l'occhio tante volte cede la rima palpebrale e non dovrebbe cedere. La caratteristica più rughe c'ha e più il cane è bello. Ecco. Questo è un cane molto bello, molto, molto tipico, anche come taglia, come sostanza, come ossatura. Ce lo fai vedere in piedi per favore? In piedi. In piedi, ecco, ha capito? Questa è una femmina di una certa età, però dimostra di essere una bellissima cagna nelle sue peculiarità. Buona la pelle, che deve essere molto spessa, vede? Che pelle molto spessa. Bellissimo. E soprattutto se la vediamo in movimento, è molto caratteristico il movimento, prego. Molto caratteristico il movimento del mastino napoletano, perché dà forza e leggerezza nella stessa maniera. È un'eleganza nel portamento. Sì, ecco, vedete quando in attenzione tutte le sue pieghe, le sue pliche e il suo orecchio come ben attento. È bellissimo. Ecco, è un cane molto gioioso, sì, un cane molto gioioso. È un cane da compagnia anche. E da guardia, sempre da guardia. Ecco, io non c'entrerei mai da nessuna parte. Assolutamente, è un cane abbastanza affidabile. Bene. Era il protettore delle case, ha capito, delle corti.
è assolutamente un bellissimo cane, un bravissimo cane da guardia. È il caso di dire non entriamo sotto le sue grinfie. Assolutamente, assolutamente no. Assolutamente no. Allora, adesso dove ci conduce? Sentiamo un attimo. Il giudice ha terminato il suo lavoro. Perché il bello è anche capire quali sono i criteri con cui un giudice si approccia, magari sia per i profani che anche per le persone che sono esperte. Allora, nice to meet you, piacere di essere qui. Allora, parliamo un po' italiano, un po' inglese, italiano è male. Ecco, ci avvaliamo della traduzione della dottoressa Zaccarelli. Comunque, allora, faccio una premessa io, il giudice Matakovic è molto quotato a livello internazionale, è un giudice specialista del gruppo 3 e a questo punto gliela faccio io una domanda. Ecco. Come ha trovato il livello dei cani qui a Pesaro? Bene, ecco, la domanda l'ha fatta lui. What I think, so till now I judge Great Danes and the Black Russian Terrier and the Rottweilers. I think that in almost all breeds I found really some nice specimen, you know. Ha trovato delle specialità, ha trovato delle razze di specialità molto alta, quindi gli sono piaciuti soprattutto i black della linea che sta giudicando in questo momento e ha visto che sono speciali quelli che sono presenti qui come allevatori oggi. So I think that the place where we have a dog show is really nice, really. L'organizzazione è stata curata molto, è molto carina, molto buona. Thank you. Very nice hall, great hospitality. Okay, I came yesterday quite late, but they wait for me for the dinner, for everything, so I'm very happy for that. Until now, about the quality of dog, I think that really some nice dogs. So from till now, so after that I have to proceed with my judging and then we will see. Dice che si è trovato benissimo con l'ospitalità che è stata curata nei minimi particolari, il mangiare è piaciuto tantissimo e l'Italia, Pesaro gli è piaciuta e ha detto che la qualità appunto ha ripetuto è molto alta, spera di poter ritornare e di ritrovare la stessa qualità anche il prossimo anno. Bene, noi 4-5 cose buone ce le abbiamo, insomma ce le giochiamo allora. Io ringrazio perché avere un giudice così prestigioso da noi è una grossa soddisfazione. Io non lo conoscevo personalmente ma devo dire che lo stimo molto per la sua capacità di giudizio. Persona molto qualificata, complimenti a lui e siamo noi che lo ringraziamo di essere venuti qui da noi. Bene, noi ci associamo ai ringraziamenti del Presidente, grazie per essere qui, thank you very much. Allora lo lasciamo ai suoi doveri di giudice. Allora, andiamo su un altro ring, però insomma il tasso qualitativo dei giudici e il tasso tecnico è altissimo e questo è indice che questa è una manifestazione che si sta ponendo ai massimi livelli. Anche il tasso tecnico dei cani è molto elevato, ci abbiamo dei cani incredibili, adesso magari gliene farò vedere qualcuno. Però così anche a casa possono lustrarsi un po' gli occhi. Allora andiamo da un'altra parte, vediamo qui come amici come ci si gira la testa, troviamo il bello, perché veramente andiamo da un altro ring, qui ci sono dei cani bellissimi, io le razze non le conosco, però abbiamo l'ausilio loro e ve le facciamo conoscere tutte perché sono veramente molto belle. Qui ci sono anche vecchie conoscenze per quello che riguarda la nostra trasmissione, c'è l'allevamento del Biagio, c'è anche la protezione civile con i loro cani da recupero, dopo li andremo a trovare perché è importante questo compito, sono presenti anche le altre razze che non so che razza è, scusa? Lupo cecoslovacco. Sì. Ecco, ha paura, lui si allontana, non è molto amante della... Questo è uno skipper key. Tre mesi e mezzo? Sì. È bellissimo. Grazie. Complimenti, le piace questa manifestazione? Sì, sì, mi sono trovata molto bene. Come è venuta a conoscenza di questo evento? Di questo evento? No, io frequento le esposizioni con la cagnolina più grande, quindi siete... Siamo degli affezionati. Perfetto, ritornerete ancora? Ritorneremo ancora. Benissimo, grazie, complimenti, bellissimo, sta svegliando, ciao. Mi vuoi dire qualcosa? Di ciao. Cosa ne pensi? È piaciuto anche a me, ecco, sì, è contento anche lui di stare qui e l'ha dimostrato ampiamente, grazie. Allora, ecco, siamo qui nel proscenio di questo ring, quindi siamo vicino a dei lupi cecoslovacchi, qui
Adesso ci facciamo spazio tra i cani, speriamo che la linea tenga. Allora, speriamo che la linea tenga, intanto Massimo Maggioli si sta divertendo a inquadrare cani, insomma, perché qui come ti giri, ti giri. Certo. Allora, siamo passati davanti al lupo cecoslovacco, cane che è un cane che sta andando un po' di moda ultimamente, o sbaglio? Un bel cane, un cane molto importante, con un carattere incredibile, è un incrocio tra un pastore tedesco e il cane lupo. È un cane impegnativo oppure un cane? No, assolutamente, non ci sono cani impegnativi, assolutamente, questa è una cosa da sfatare, ecco. I cani sono cani, non ci sono più o meno impegnativi, assolutamente. Quindi no. Non è che, voglio dire, uno deve per forza. No, assolutamente. Qualsiasi cane va benissimo, non sono nessuno pericoloso e nessuno impegnativo. Ecco. Qui siamo in un ring molto importante del pastore maremmano abruzzese, che è un vanto nostro, un'altra razza italiana abruzzese, custode dei greggi, con delle caratteristiche incredibili. Il suo colore fa sì che lui si può mimetizzare insieme al gregge e lo difende dai lupi. È una razza bellissima, incredibilmente bella, giudicata dal dottor Cesare Calcinati, che è uno specialista di razza, e a colpo d'occhio sul ring ci abbiamo dei cani molto ma molto importanti. Credo che ci abbiamo anche dei campioni europei e mondiali. Allora, facciamoci un po' al fianco, così lasciamo spazio alle inquadrature, perché la bellezza qui è degli esemplari. La caratteristica della testa, che è quasi un po' la testa da orso, ha capito, con un occhio e una pigmentazione molto importante, il labbro non deve superare la mandibola e l'orecchio deve essere inserito alto e ben aderente alla guancia, ha capito? La coda, adesso quando li vedremo in movimento, la coda deve essere portata più in orizzontale possibile. Più in orizzontale possibile. Ma perché si deve distinguere? No, è proprio così, una è la caratteristica di razza. Però simpatico il fatto che lui si mimetizza, quindi il lupo la scambia per una pecora. Per una pecora, e dopo difende il gregge. Bellissimo. È un grandissimo difensore del gregge. Anche questo è un animale quindi da difesa? Da razza e da pastore. Da perché, pastore. Sì, i cani si dividono in 10 gruppi. Mm. Il primo gruppo è le razze da pastore. Il secondo gruppo è le razze da guardia, difesa e utilità. Infatti abbiamo visto prima Rottweiler. Il terzo gruppo sono tutti terrier, il quarto gruppo sono i bassotti, il quinto gruppo sono cani spitz e primitivi, l'Alaska Malamute, lo Shiba Inu, tutti questi cani qua. Il sesto gruppo sono tutti segugi, cani da caccia, il dalmata è sotto la cosa dei segugi, il Rhodesian Ridgeback, oppure il segugio italiano, il segugio maremmano. Poi abbiamo il settimo gruppo, che sono i cani da ferma, e c'è il pointer, il setter inglese, il cursor, tutti questi cani qua. L'ottavo gruppo è il gruppo dei cani da riporto, e in questo gruppo troviamo Golden, Labrador, Cocker Spaniel. Poi il nono gruppo è un numero molto numeroso, perché sono i cani da compagnia, tutti i piccoli cani, Chihuahua, Boston Terrier, tutti questi cani qua. Il decimo gruppo sono i levrieri. Noi abbiamo 10 gruppi di cani. E qui oggi sono rappresentati tutti? Tutti. Assolutamente sì, con delle eccellenze. Io l'ho detto, questo è un ring, adesso che vedete un attimino muovere, il giudice sta giudicando il movimento, è un ring molto molto importante, ci sono dei cani di grossa qualità, di grossissima qualità. Il giudice è un giudice, diciamo, che si forse dico un termine poco consono, si specializza oppure un giudice è capace di giudicare qualsiasi tipologia di razza? Dunque, il percorso del giudice è così: uno inizia con una razza, con la tua razza, poi puoi ampliare alle razze del tuo gruppo, fino a far sì che dopo tanti anni diventi esperto di tutte le razze. Sì. Qui insomma, siamo ad altissimo livello. È un percorso molto lungo. Adesso ci terrei molto a parlare col dottor Cesare Calcinati e dire l'impressione su... Adesso cerchiamo di richiamare a noi il cane, perché ve lo vogliamo far conoscere. Allora, salve, molto lieto, siamo in diretta su Fano TV. Salve. Ecco, la telecamera. Volevo è qua. Complimenti al presidente per l'organizzazione, una esposizione meravigliosa, anche perché abbiamo vinto. E quindi, però l'organizzazione sicuramente... Come si chiama il cane? Il cane si chiama Fauno di Santa Maria.
è un cane giovane. Quanti anni ha? E c'ha 18 mesi, 19 mesi. Bellissimo. È giovane promessa Enci, e ora gli manca giusto qualche eccellente per qualche cacci per il campionato, perché dopo, ecco, ci siamo dimenticati di quali sono i titoli che si ottengono in esposizione. Se permette, adesso come vorrei sentire il giudice. Allora richiamiamo a noi il giudice, intanto, certo, se si può. Adesso, sì, allora, intanto noi, allora, come vedete, come avete capito, qui veramente ci sono degli esemplari e degli esponenti di razza che sono tra i primissimi livelli a livello italiano. Noi in questo momento stacchiamo un attimo, ci appropinquiamo vicino al giudice e poi vi faremo conoscere altre razze. Altri 30 secondi e poi ritorniamo con voi. Allora riprendiamo qui dalla postazione dove abbiamo iniziato questa mattina, siamo sempre nella fiera di Pesaro per Mondocane. Allora ve l'avevamo detto all'inizio, ci sono tanti aspetti che girano attorno al mondo del cane e uno di questi, ecco, l'abbiamo qui a fianco a noi, è una persona conosciutissima su Fano TV, Olivi Saverio. Buongiorno a tutti. Allora, cosa ci fate in una mostra canina? Beh, noi abbiamo al nostro interno della nostra sezione del CB Club Mattei la sezione cinofili, oramai è da 3 anni, sono 4 ragazzi con 7 cani che lavorano, infatti avevamo chiesto anche voi tanto tempo fa in pratica dell'aiuto della cittadinanza per le cavie, oramai hanno superato i 200 odori in pratica con i cittadini e le persone diverse. Il nostro compito è quello di cercare in superficie, in mezzo al bosco, laddove le persone si disperdono, attraverso l'odore dell'uomo, la persona che è scomparsa in pratica. Questo è lo scopo della unità cinofila del CB Club Mattei. Ecco, adesso in questo momento i tuoi colleghi stanno posizionando degli scatoloni, insomma state facendo anche voi un po' di agility. Esatto, no, diciamo che l'attività che adesso faremo qui in fiera è quella di nascondere qualcuno all'interno di uno scatolone e il cane lo deve trovare tramite l'odore. E naturalmente non è l'ambiente adatto perché lo facciamo in mezzo al bosco, certo, in mezzo alle cesane, però diciamo che già ci sono riusciti stamattina senza nessuna difficoltà, perché appunto il cane va verso lo scatolone, sente l'odore della persona e come nel bosco lo stesso, la stessa cosa. Qui non abbiamo vento, ma di solito va controvento e in questo caso sente solo l'odore all'interno del cartone. Che razze utilizzate per questa tipologia di attività? Beh, sono diverse, i cani sono di proprietà dei volontari, quindi ognuno tiene il proprio cane all'interno della propria casa e vive col cane, quindi non è indifferente. Laddove il cane, al momento in cui gli metti la pettorina, sa di dover iniziare la propria attività, al momento che indossa la pettorina va a cercare, pronto via, a cercare dove lo indirizziamo in pratica, a cercare la persona che si è scomparsa. Allora, rinverdiamo questo appello perché giustamente si cercano volontari per effettuare questa attività di addestramento del cane, che poi può essere utile in qualsiasi situazione, perché voi siete chiamati, sì, ad operare ed intervenire in qualsiasi condizioni, in qualsiasi situazione. Esatto, noi possiamo essere chiamati dalla prefettura, dalla regione Marche. Se li vogliamo far partire intanto che noi parliamo, assistiamo anche all'esibizione, ecco, in questo momento così loro partono e noi mentre esatto. Il cane in questo caso è fuori, è nascosto, uno dei volontari, una persona qualsiasi, si nasconde all'interno, ecco, vediamolo, ecco di qua entra, guarda Massimo è qui alla nostra destra, ecco, si nasconde sotto lo scatolone praticamente, ecco, lui fa da, ecco qua, adesso si è mimetizzato e adesso esce il cane deve riuscire in pratica a capire, al momento che trova la persona all'interno inizia ad abbaiare, questo è il suo compito, ecco. Qui ripeto in una maniera un po' difficoltosa fra tutti gli odori che ci sono, ma riesce molto molto bene all'interno del bosco. Ecco, sentiamo che abbaia, quindi mi sa in prossimità, è contento, sta entrando, sì, eccolo, lo facciamo entrare, bene, questo qui, che razza è questa? Lo chiediamo a Matteo che ci aiuta perché non è il mio forte, Matteo vieni qui con noi, ci sta chiedendo la razza di che razza di è? Cane. Allora, Luna è un Labrador.
però diciamo che in generale la razza non è una discriminante fondamentale per la ricerca in superficie. Ogni cane può essere utilizzato in ricerca, quindi di razza o non di razza. Noi abbiamo un pastore tedesco, 4 Labrador e un Border Collie, e però anche meticci. L'importante è che il cane sia motivabile, quindi sia attivabile e possa essere quindi spinto a cercare qualcuno per avere un gioco, per avere un premio. Ecco, allora adesso parte. Ha messo la pettorina, ecco, prova il primo cartone. Non trova niente. Noi lo sappiamo, ma non trova nulla e non abbaia. Ecco, sta cercando, esatto, sta cercando. Gira. Non trova nulla. Perché lui in questo momento ha in memoria, esatto, diciamo, l'odore, la traccia del... Non della persona, del volontario, ecco, delle persone. Lui non è un cane adesso, molecolare, per cui tramite... Ecco, adesso... Se posso. Allora, i cani cercano l'odore dell'uomo, non l'odore di un uomo, e imparano poi a discriminare la posizione in cui è questa persona. Riconoscono se la persona è in difficoltà e a quel punto abbaiano per segnalare il trovamento. Ecco, quindi a seconda della posizione in cui viene ritrovato, diciamo, il malcapitato, il cane ha un atteggiamento diverso. All'interno del bosco si trova tutti gli odori delle persone. Naturalmente, se la persona cammina, sa distinguere il cane se ha necessità di aiuto oppure meno. Ecco, benissimo. Allora ringraziamo gli amici della Protezione Civile, del CB Club Mattei Fano, che presenzia qui in questa 2 giorni tutta dedicata al cane. E anche questo è un aspetto che è importante legare al mondo cinofilo, ovvero sia l'aspetto del salvataggio, perché insomma, quindi questo è un evento che raduna, come abbiamo detto all'inizio, forse il modo edonistico di vivere un cane, ma anche il modo utilitaristico, il modo funzionale, insomma, di utilizzare il fiuto dei cani. E poi c'è anche l'aspetto assistenziale, e lo vedremo più tardi. Intanto adesso noi ringraziamo gli amici della Protezione Civile, grazie. Buon lavoro, grazie. Allora, noi, se possiamo, adesso abbiamo visto che abbiamo qualche problema di linea, perché purtroppo c'è qualche difficoltà nel collegamento, ci siamo posizionati in quello che era il nostro box iniziale, dove cercheremo di farvi vedere qualche razza, più razze possibili, perché il bello è questo: sono 370 e passa razze per oltre 2500 cani, qui veramente si potrebbe spaziare in lungo e in largo. Adesso vediamo se ce ne hanno portato qualcuno, poi sì, ci fanno cenno di sì. Allora, grazie. Cosa ci avete portato? Un handler, figura femminile, molto importante per questa manifestazione, Ilaria Cantini, che adesso andiamo a presentare. Ecco, allora andiamola a conoscere. Se Massimo Maggioli ci segue nel nostro movimento di camera, andiamo verso il nostro salottino, ci scusiamo, ci giriamo a favore di camera, prego. Allora, ben arrivata. Piacere. Allora, vedo che lei ha in grembo uno splendido esemplare, speriamo che il microfono non gli piaccia troppo, perché se lo addenta abbiamo finito. Allora, la figura dell'handler è così importante, perché? È importante innanzitutto perché comunque i cani vengono affidati a persone fidate, di conseguenza si devono occupare della manutenzione, che potrebbe essere interessante la manutenzione del pelo, del mangiare, di tutto ciò che riguarda la bellezza estetica, per quanto riguarda poi portare in esposizione, la preparazione, perché un cane ben preparato, quindi un cane che sta in giusto fermo o comunque ha un bel movimento, è tutta una cosa che viene lavorata come in tutte le discipline, quindi più si lavora a casa e meglio si risulta poi all'interno del ring. Quindi una sorta di allenatore del cane. Precisamente questo. Ecco, poi lo seguite anche durante la manifestazione, quindi lo accompagnate nel ring. Quello è un altro aspetto del vostro lavoro. Sì, è un altro aspetto, e possono essere, poi dipende, ci possiamo mettere d'accordo con l'allevatore o il proprietario, cioè possono essere portati direttamente in esposizione e preparati in esposizione, sempre comunque nel modo più giocoso e più tranquillo, senza lasciarlo eventualmente molte ore alla mercé comunque delle persone che vengono a toccarli.
oppure vengono direttamente mandati dagli allevatori e proprietari che si fidano della mia figura e vengono mandati in esposizione. Ma è una vera e propria professione. Sì, è una professione e se non c'è la passione, come in tutte le cose, non si va bene, ecco. Ecco, quindi l'amore, la passione, insomma, si unisce all'utile e al dilettevole. Sì, e penso sia la fortuna di pochi avere la possibilità di avere un lavoro dove c'è la passione di mezzo. Ecco, molto... Confucio diceva, se avrai la fortuna nella tua vita di fare un lavoro no, che ti piace, sì, non lavorerai neanche un giorno della propria vita. È vero, è proprio così. Conferma. È proprio così, c'è il lavoro, ma è un lavoro che ti dà molta soddisfazione. Bene. E quindi... Complimenti. Grazie. Questo che hai in grembo cos'è? È un bulldog inglese. Bulldog inglese. Sì, lei ha 14 mesi, ha già fatto dei grossi risultati, tra cui anche l'europea, dove ha fatto un bellissimo risultato. Oggi è sconvolta in questo momento. È un campione, quindi. Sì, è una futura campionessa. Oggi ha già dato mostra di sé? Ha già dato, ha fatto il primo eccellente nella sua classe, è andata molto bene. Ecco. Costruito bene, quindi un bel movimento. Bene, complimenti, la lasciamo alle sue cose. Noi abbiamo a tiro altri esemplari. Prego, venite qui da voi un allevatore. Allora, piacere, molto lieto. Lino Balesta, siamo in diretta su Fano TV. Ecco, vedete, noi cerchiamo, come insomma, nelle migliori tradizioni, se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna, li portiamo qui perché qui il segnale è migliore. Allora, da dove venite? Ecco fatto. Io abito sul Monte Amiata in Toscana, in provincia di Grosseto. Vedo che l'amano molto, sì, i suoi cani. Sì, il Samoiedo, oltre a essere un cane indubbiamente di fascino e bellezza, la particolarità e la bellezza è proprio il carattere, che carattere. È così gioviale, sì, molto affettuoso, non fa la guardia, questo bisogna dirlo, no, però un ottimo rapporto con le persone, con i bambini, con la famiglia. È un cosiddetto cane di compagnia? Cane da compagnia, ma anche un cane dal lavoro, perché da lavoro. Dimentichiamo che nasce come cane dal lavoro, è uno dei cani più primitivi che esistono, è stato incrociato pochissimo con il lupo, da questo rimane il suo carattere così dolce, affettuoso, veniva utilizzato dalla tribù che li ha allevati, veniva utilizzato il giorno per aiutarli nella caccia, nelle attività proprio di tutti i giorni, e la sera veniva messo coi bambini per scaldarli all'interno delle tende. Sì, sì. Una copertina, insomma. Eh sì, perché indubbiamente questo pelo aiuta. Aiuta, sì, 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 sì. Si chiama? Lei è Brigitte, è una femmina, Brigitte. 2 anni e mezzo quasi. Spettacolare. E lui è Artù, è un maschio, invece lui ha 4 anni e lui è campione italiano in classe giovani e campione lui. Italiano. Lui e lei per il momento è giovane promessenci, oggi abbiamo iniziato la classe libera, ha fatto il miglior femmina, CAC oggi, perfetto. Insomma, perfetto. Ha fatto la razza, quindi perfetto. Siete contenti, insomma, questa trasferta qui? Insomma, è andata molto bene. È la prima volta che venite a Pesaro? E, non è proprio la prima volta, siamo venuti anche in un'altra occasione, è stata organizzata qui quest'anno la monografica di razza, quindi insomma. Questo evento insomma vi piace? Sì, no, molto ben organizzato e ottima sistemazione, insomma i ring abbastanza grandi, molto bene, no, complimenti all'organizzazione. Bene, allora tornate in Toscana soddisfatti? Sì, 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 ormai facciamo anche domani e poi... Vedo che sta baciando sì, tutti, lei. Poi mette la mano, perfetto. Poi saluta, apposta, ha salutato, ha dato un bacino, perfetto, cioè, è veramente un cane splendido, di grande compagnia. È impegnativo anche allevarli, voi ne avete molti nel vostro allevamento? Dunque no, io non ne ho tantissimi proprio perché il Samoiedo è un cane secondo me che non si alleva in grandi quantità, nel senso che ha molto bisogno della presenza del padrone, della presenza delle persone, quindi metterli in un box, farli vivere lì, insomma lo vedo un po' una cosa limitativa, quindi ecco. Tengo un numero giusto per poterli seguire uno a uno direttamente. Insomma, sta sì. Affezionando anche a me, voi? Sì, ma sì, perché no, insomma potrebbe trasmettere su Fano TV anche lei, come no, insomma la adottiamo ben volentieri, va bene, no, la lasciamo ai suoi compiti di allevatrice. Grazie, complimenti per essere venuti qui a Fano. Ciao, tutto a posto? Sì, vedo che si trova bene anche il nostro salottino, perfetto. Abbiamo qualche altra razza? Sì. No, più che razza è una cucciola che si chiama Valentina. Valentina, puoi venire, che è la figlia di Ilaria e ricopre un ruolo però che esiste nel ramo della cinofilia, perché è una mini young angler,
Ah, una Young Handler. Viene definita Junior Handler. Sono divise in due, categorie. Adesso è anche stata riconosciuta comunque dall'ENCI, dove i bambini, li definisco bambini perché comunque anche se sono divisi in due categorie, 6, 11 anni e 12, 18 anni, quindi quelli, la seconda categoria, iniziano ad essere già grandi, è proprio una disciplina dove viene innanzitutto insegnato al bambino il rispetto verso il cane, che cos'è lavorare con il cane in un determinato modo, ovviamente, che deve essere sempre molto giocoso, molto tranquillo, perché il cane a maggior ragione ha molto più stress facendo il junior handler, perché comunque ci sono delle figure che devono rappresentare, quindi il cane deve passare da una mano all'altra, deve esserci il feeling con la bambina o bambino, perché comunque ci sono anche, certo, i bambini, e è molto bello. Va bene, allora adesso la stimoliamo un attimo. Allora, come ti chiami? Valentina. Senti, ti piace fare questa attività? Sì. Il cane che porti con te è il tuo? È indifferente? Sì. Quello che c'hai qui in questo momento che cos'è? Uno Shetland. Ti piace come razza? Sì. Hai delle razze che preferisci portare oppure per te sono tutti uguali? Sono tutti uguali. I cani sono tutti uguali. Bene, bellissimo. Allora, diciamo anche un concetto importante per chi ci sta seguendo da casa, che l'abbiamo sfiorato. I cani non sono un gioco, no. Diciamolo, no? No, non sono un gioco, non sono dei peluche che vengono presi, ma soprattutto magari nel periodo di Natale, di San Valentino, insomma, nelle festività, ma sono, diciamo, fanno parte poi alla fine della famiglia, e quindi come tale deve essere rispettato, deve essere valorizzato in tutto quello che fa, perché comunque ci sono cani che possono fare anche discipline, come abbiamo visto magari prima, quindi deve essere un compagno di vita, perché un cane non viene preso per un giorno, ma si spera il più a lungo possibile, con più che abbia una vita longeva, ecco, questo è ben diverso che prendere un peluche, fargli due. Allora, riprendiamo qui, facciamo l'ultima tranche di questo lungo collegamento dal padiglione A del quartiere fieristico Campanara di Pesaro per Mondo Cane, una manifestazione che va avanti per tutto il pomeriggio fino alle 19:30 e poi anche domani riaprirà i battenti. Vi abbiamo fatto vedere un po' di aspetti, avremmo voluto farvi vedere molto di più, però insomma problemi di linea purtroppo ci hanno impedito di girare per i box, perché c'erano degli animali veramente splendidi, però insomma abbiamo avuto un'infarinatura. Allora, prima di chiudere, però, l'abbiamo toccato all'inizio, in apertura di collegamento, un aspetto importante, quello dei canili e del ricovero degli animali che una volta, ahimè, purtroppo venivano soppressi. L'opera che voi svolgete socialmente e anche culturalmente è un'opera importantissima. Allora, diciamo che sono 30 anni di attività dell'associazione. Noi siamo partiti nell'85, abbiamo salvato migliaia di cani che erano sicuramente destinati a morte certa con la legge che c'era allora, fino a quando poi non è passata la legge nazionale, ma sono passati tanti anni. Quindi adesso in questo momento stiamo gestendo il canile comunale di Pesaro. Diciamo che i cani, questo è il risvolto, l'altro risvolto della medaglia, ci sono cani bellissimi di razza, però ricordiamoci che ci sono cani meticci che provengono dai cani di razza, che la gente acquista e che poi purtroppo non sterilizza, quindi i canili sono pieni. Diciamo che rispetto a tanti anni addietro ci sono meno abbandoni, la gente comincia a essere più sensibile, comincia a capire che il cane non è un giocattolo e quindi deve essere responsabile prima di acquistare un cane o di venirlo a prendere al canile. Questo è quello che chiediamo noi. Cerchiamo chiaramente in tante attività di far conoscere questa realtà dei cani abbandonati e speriamo che con gli anni l'auspicio è quello di non avere più canili e quindi che ognuno si tenga il proprio cane. Ringrazio dell'opportunità che ci è stata data dalla dottoressa Zaccarelli, perché ovviamente è una grossa opportunità per il canile.
Grazie. Ecco, beh, è quanto mai desueto vedere, insomma, questa commistione, no? E quindi è un importante messaggio anche che si dà. È un messaggio importante perché, come detto prima, ci si deve ricordare che oltre ai cani di razza ci sono i cani meticci. Bene, complimenti per la vostra azione, meritoria. Grazie. Sicuramente per essere stati qui con noi. Allora, prima di chiudere il collegamento... Mondo Cane va avanti anche domani e i bambini sono una parte importante di questo avvenimento perché c'è un angolino anche tutto dedicato a loro che volevamo farvi vedere ma non siamo riusciti e quindi allora, insomma, è importante ricordarlo. Glielo diciamo, i bambini non pagano il biglietto d'ingresso, quindi questo è importante, fino a 12 anni possono entrare gratuitamente, c'è un servizio di trucca bimbi all'interno e anche di giochini di magia, musichette, mascotte, di tutto di più, se venite siamo contenti. Ecco, i bambini poi trainano i grandi, quindi se sanno che c'è... Noi li chiamiamo i cucciolotti di mamma, abbinati ai cucciolotti di cagnolotti che sono qua in esposizione, quindi più cuccioli ci sono più siamo contenti. Meglio, va bene. Allora, possiamo chiudere qui questo collegamento da Mondo Cane, vi abbiamo fatto vedere quante più razze possibile, conoscere per quanto era possibile anche l'aspetto dell'esposizione, quindi della la gara, insomma dei premi che vengono distribuiti. Qui, ripeto, ci sono giudici di altissima levatura che alzano il tasso tecnico della manifestazione, che è un contenitore nel quale ci sono appunto aspetti come quelli che abbiamo visto poco fa, sociali, umanitari e anche di volontariato, e ci sono anche aspetti di servizio perché gli amici della protezione civile fanno un'operazione di servizio con gli animali, quindi tanti aspetti che coinvolgono le persone e vengono convogliati in questo contenitore Mondo Cane che è stato creato appositamente per loro. Bene, io ringrazio la dottoressa Zaccarelli per essere stata in mia compagnia che mi ha un po' guidato con non poche difficoltà in questo collegamento, grazie per essere stati in nostra compagnia, ringrazio l'operatore Massimo Maggioli che ha fatto il possibile con le riprese per regalarvi e farvi entrare dentro la situazione e ringrazio anche Andrea Marcelli della regia di Fano che ha coordinato tutto il collegamento, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, da Pesaro è tutto, alle prossime, vi ricordo che domani pomeriggio ci sarà la diretta per il Carnevale, grazie. Alle prossime.